Siamo con Emanuele Pierannunzi, un partner del Rete 8 Tour Village, gruppo Site. Nello specifico di che cosa parliamo? Allora, nello specifico chiaramente noi ci occupiamo di un gruppo di società e ci occupiamo di che cosa? Di, in particolar modo, sviluppo delle imprese del territorio, cioè cerchiamo di essere supporto alle imprese e anche agli enti pubblici per sia trovare risorse ma anche adempiere a tutti gli obblighi normativi che ne sono mai diversi. Quindi abbiamo diverse società, la prima che è la più importante che si chiama Pegaso Sicurezza e Medicina, che è una società che ormai è arrivata a 10 anni di età, che si occupa di tutti gli obblighi normativi per quanto riguarda la sicurezza negli ambienti di lavoro, quindi dei corsi di formazione fino ad arrivare ad altri aspetti. Poi abbiamo un'altra società che si occupa di tutta la parte ambientale, che si chiama Gestione Ecosistemi Terrestri, GETSRL, che si occupa di che cosa? Sviluppi di piani di sviluppo rurale, ma anche tutte le valutazioni di incidenza ambientali, la VAS e tutte quelle pratiche che riguardano rifiuti e consulenza ambientale in genere. In più abbiamo creato adesso da poco tempo, ecco, per questo stiamo parlando anche con il Tour Village, una società di comunicazione che si chiama Alfabeta Comunicazione, che fa che cosa? Si rivolge agli enti pubblici per gli uffici stampa e anche in particolar modo a chi? A tutte quelle imprese che hanno bisogno di spingere così la parte comunicativa e di marketing. Quindi diciamo che cerchiamo di coprire le imprese un po' su tutti gli aspetti. All'interno del gruppo Site c'è un altro Pierannunzi, Giancarlo, con Abruzzo Gourmet. Sì. Sotto questo aspetto di che cosa parliamo? Allora, in pratica 4 anni fa, dopo un'esperienza all'estero, sono tornato in Italia, forte dell'esperienza turistica che ho fatto in Francia, sulla Valle della Loira, e noi che qui in Abruzzo abbiamo molte realtà, molte più di loro, in particolar modo sull'enogastronomia, ho scelto di aprire un blog e di lanciarmi in questa promozione che oggi ha portato i suoi frutti. Dopo 4 anni e mezzo di lavoro, oggi Abruzzo Gourmet è una realtà importante dell'Abruzzo che segue la Federazione Italiana Cuochi, segue diverse realtà nell'ambito dell'enogastronomia e quindi promuove i ristoranti, i ristoratori, gli chef, i prodotti, i vini, le birre artigianali del territorio, ma anche i luoghi sul web. E quindi insieme al gruppo Site e alla realtà di Alfabeta Comunicazione abbiamo tirato fuori una prima piccola miniserie di tradizioni abruzzesi, dove in pratica c'è lo storico del cibo, il professor Francesco Galiffa, che ci fa un piccolo excursus sulla storia di alcune ricette, per poi finire al ristoratore barra lo chef che preparerà queste ricette e ci parlerà della sua cucina, dell'approccio che ha la sua cucina sulla tradizione e l'innovazione, e poi ci sarà un abbinamento con alcuni prodotti del territorio.